Questa mattina caffè in centro a Canazei e poi pronte a partire con l'e-bike. Una novità assoluta per me, quindi un mezzo strano, particolare, dove bisogna dosare l'energia perché di fatto ne mette tanta anche lei. Lavorando nel mondo delle bici do qualche dritta a Sara. La mountain bike pedalata assistita è qualcosa che mi piace alternare alla normale mountain bike perché nei momenti di riposo mi può comunque portare su sentieri in modo più facile. Attraversando la Val Contrin si vedono delle montagne spaziali, davvero, i pascoli sono ancora tutti fioriti, l'atmosfera è davvero magica, qui sulle Dolomiti dove poni lo sguardo trovi qualcosa di bello da guardare e da fotografare. L'ultimo strappo sotto al rifugio è super ripido, però il boost aiuta tutti. E arrivati sulla terrazza del rifugio Contrin incontriamo Francesca, la rifugista. Mi dedico un po' a quello che è la bici da strada, quello che è la mountain bike e adesso l'ultima arrivata è l'e-bike. Gli unici periodi che riesco ad andare sono i fuori stagione perché logicamente qui lavoriamo a pieno regime. Francesca ha fatta sua l'attività di famiglia. Noi siamo 5 figli, io sono la più piccola, mio fratello che è quello più grande, noi abbiamo 17 anni di differenza. Io e lui lavoriamo qua d'estate e gli altri tre lavorano con la mamma in albergo a Canazei. Ci sono poche famiglie che riescono a tenere insieme il lavoro e la famiglia stessa. Metti che sia opinioni diverse, quindi nasce la discussione, in 10 minuti, un quarto d'ora deve passarti. Poi noi comunque come famiglia siamo molto uniti, cioè io mia mamma la sento 10 volte al giorno. Papà, chiudi la porta! Grazie! Non vedo l'ora di assaggiare quello che ha preparato il papà di Francesca. Presto la mia bici a Francesca per fare un giro con le ragazze. Non so se utilizzerò ancora l'e-bike, ma sicuramente la consiglierò a tanti amici che hanno paura magari di affrontare alcune salite in montagna, anche su sentieri un pochino più ripidi. Io e Milena vogliamo fare una sorpresa a Sara regalando la nostra maglia Rallac Girl perché se l'è davvero meritata. Sono onorata di portarla alla Oserossia per andare in bicicletta, anche in mountain bike, lo prometto, ma soprattutto per le mie corse in montagna. Sara è stata davvero una sorpresa per noi perché, dato che era la prima volta per lei in mountain bike, è stata a ruota nostra sempre senza problemi. È stata davvero una bellissima esperienza, consiglio davvero a tutti di venire a fare un giro anche per una vacanza breve di 3 giorni che può davvero bastare per conoscere tanti bei posti. Sono stati 3 giorni fantastici, attivi. Abbiamo raccontato in questo weekend altre 3 girl stories, ma sono sicura che ci siano tante altre ragazze che hanno la loro storia da raccontarci.